a tutti ragazzi, bentornati su Starlight Books, ultimo video della serie Best Books 2017. Oggi abbiamo l'ultima categoria, ovvero la categoria Young Adult e New Adult. Ho messo insieme i due generi perché sennò fare quattro video mi sembrava eccessivo. Allora ho messo tutti e due i generi nello stesso video. Spero che vi piaccia, bando alle ciance e cominciamo. Devo spostare la cosa, cominciamo. Il primo è Io, te come un romanzo di Kat Crowley. Questo mi è piaciuto veramente tanto, anche perché comunque c'è come protagonisti due amici d'infanzia con l'amore per i libri, poi una libreria in cui lasciare dei messaggi. Fu veramente molto 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 bello, mi piace, lo divorai, poi lo lessi in due serenette e davvero lo consiglio come young adult, perché appunto la storia è molto bella, molto emozionante, ti fa anche incazzare per certi versi, perché ci sono due o tre personaggi che veramente ti fanno salire il crimine, e poi che altro dire, poi sapete tutto nella recensione che vedrete. Poi adesso devo fare così, perché la serie, poi anche se ve la consiglio tutta perché uscirà tutta quest'anno, è la serie The Campus, ovvero Il Contratto, che è la storia di Garrett e Hannah. Poi Lo Sbaglio, che è la storia di Logan e lei come si chiama, Gracie. Il Tradimento, che è la storia di Dean e di, non mi ricordo mai, Ellie. E poi appunto c'era L'Imprevisto, che è la storia di Tucker e di Sabrina. Ecco, questo ve l'ho mostrato, adesso metto giù tutto. È una serie veramente, veramente bella che vi consiglio tantissimo. Diciamo che Il Contratto e Lo Sbaglio sono quelli più intensi anche a livello emotivo. Qui abbiamo già un po' più di leggerezza rispetto agli altri due libri, mentre nell'Imprevisto è trattato poi l'argomento della gravidanza a sorpresa in età poi giovane, perché comunque i ragazzi hanno poco, non hanno neanche 20 anni, hanno appena fatti 20 anni perché vanno al college. E quindi è una serie veramente stupenda che vi consiglio di leggere tutta, veramente. Elle Kennedy è una autrice fantastica che io adoro, e questa serie davvero la cominciai per caso facendo un sondaggio e poi mi sono innamorata di ogni protagonista. Poi io adoro i young adult, new adult con protagonisti, gli sportivi, che abbiamo appunto giocatori di hockey, e davvero consigliatissima. Poi, anzi, finiamo la colonna, va? Ecco. Non poteva mancare Un cuore bugiardo di Kathy McGarry, che è il quinto della serie Pushing the Limits. Qui abbiamo la storia di Wes e di Ellie. West è il fratello della protagonista di, oddio, ho un lapsus di memoria, comunque è la sorella della ragazza di Isaiah, praticamente, di cui adesso non mi ricordo, Rachel, me lo sono ricordato, è uno dei fratelli di Rachel, che veramente avrei preso a badilate nel libro di Isaiah, Una sfida come te. Qui invece si riscatta, poi vabbè c'è la kickboxing, che io adoro la kickboxing, quindi io sono cresciuta a Pane e Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, io non ho guardato i film d'amore come tutte le altre ragazze, io arrivavo a casa e trovavo un bel film di Bruce Willis, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, passando la maggior parte del tempo con mio papà, perché lui lavorava di notte mentre mamma lavorava di giorno. Sono cresciuta a Pane e film action, quindi essendoci la kickboxing non ho adorato. Poi la McGarry è sempre una garanzia, io non vedo l'ora che esca l'ultimo di questa serie, quindi veramente consigliatissimo se amate la serie. Se non l'avete ancora letta, prendetevi sui ceci e iniziatela. Spostiamo un momentino, se casca tutto sono cazzi miei. Poi partiamo con un duetto. La serie Shake My Coral di Silvia Montemuro, questo è il primo e il secondo. Non ho messo il terzo perché purtroppo non sono ancora riuscita a leggerlo, però mi hanno detto che è molto bello, quindi lo metto proprio così sulla fiducia, è qua dietro, però non ve lo mostro. Ma mi mostro questi due perché sono quelli che ho letto, e il primo mi era piaciuto, il secondo ancora di più, anche perché comunque la protagonista ha questa particolarità che non vede i colori ed è invischiata in questo triangolo molto molto particolare, perché è divisa tra l'amore per un barista più grande e il suo amico d'infanzia, con cui ha sempre condiviso tutto. E appunto quando lei conosce questo giovane barista, il rapporto un po' si inclina, poi è una pattinatrice sul ghiaccio. Devo dire che Silvia Montemurro ha scritto una serie veramente molto molto carina, anzi la voglio ringraziare perché nel terzo libro c'è una Silvia Piccinini, ma in realtà sarebbe Sara Piccinini, ovvero sarei io, mi ha citato anche nei ringraziamenti, quindi io Silvia, anche se l'errore di stampa non è tuo, ti ringrazio veramente tantissimo per avermi citata nei ringraziamenti dell'ultimo libro, consigliatissima anche questa serie. Altra lettura,
Insieme siamo perfetti di Penelope Douglas. Questo è uno spin-off della serie Devil Knight, che è iniziata qui in Italia con Il mio sbaglio più grande, che non ho messo nella categoria Best Books perché ho preferito mettere questo, perché sì, Il mio sbaglio più grande mi è piaciuto molto, però ha diviso un po' in due i lettori, e per quanto sia bello non me la sono sentita di prevalerlo rispetto a questo. Sì, potevo metterli tutti e due, chi se ne frega, però io stavolta ho preferito fare la cernita in questo caso, perché questo merita molto di più di stare nei Best Books 2017, perché la storia di Misha e di Ryan, non so come cacchio si pronuncia, merita tantissimo. Questi due ragazzi che hanno cominciato come amici di penna, e poi comunque c'è un argomento che è molto preferito dalla Douglas, ovvero il bullismo a scuola. E poi vabbè, il titolo di genere sarebbe Punk 57, che secondo me era molto più perfetto, perché la parola Punk 57 ha un significato dentro questo romanzo. Lui è un musicista, lei è una studentessa che ha il terrore di restare isolata, e la storia è bella. Poi c'è anche quel pizzico di hot che sempre piace, e poi come detto c'è lo spin-off. Quando ho visto i cavalieri arrivare ho detto boh, finita qua, potete mettermi fine, io sono felice. Quindi consigliatissimo. Altra consigliatissima è questa serie, che ho messo sempre appunto solo i primi due, perché il terzo lo devo ancora leggere. Purtroppo mi è arrivato in ritardo, non sono riuscita a leggerlo prima della fine dell'anno, che appunto a 15 anni sei troppo vecchio, e vorrei essere mio fratello di Marcus Zusa, che sono il primo e il secondo della serie The Wolf Brothers. Questa storia è uno young adult veramente molto carini, sono due storie veramente molto molto carine di questi due fratelli, Cameron e Ruben, che stanno affrontando l'inizio dell'adolescenza in una maniera fantastica. È un libro, appunto, sono libri che fanno anche molto riflettere, hanno dei bei punti di riflessione soprattutto per la nuova generazione, ma anche per gli adulti, quindi sono leggibili tranquillamente anche da una trentenne come me, e fanno anche riflettere i trentenni come me, così come dovrebbero far riflettere anche la nuova generazione. Quindi veramente Cameron e Ruben sono due personaggi che davvero ti arrivano al cuore, poi sono anche divertenti, sono anche molto leggeri, ma comunque con dei profondi significati di fondo. Altro libro non poteva mancare, Di nuovo con te, di Kathy McGarry. Questo è il terzo e ultimo libro della serie Thunder Roads, che è la storia di Violet e di Chevy. Grazie a Dio qui hanno mantenuto i nomi originali, perché appunto nel secondo avevano tradotto Razor in rasoio. No, non si può fare, grazie a Dio Chevy l'hanno mantenuto intatto. E se devo ammettere che Violet nei primi due romanzi della serie mi stava un po' sulle pelotas, qua si è risollevata non poco. Questa qua è stata la storia più intensa rispetto agli altri due. Quella di Oz e Emily era molto carina, quella di Razor e Brianna era intensa, anche perché comunque anche lì era trattato un argomento delicato come il cyberbullismo, e qua appunto abbiamo, diciamo, anche la faida tra le due bande dei motociclisti che sono protagonisti di questi libri, da cui è poi nata tutto il conflitto, e che riguarda anche Emily, che è appunto protagonista del primo libro. E Chevy e Violet appunto sono due ragazzi che si sono tanto amati, non hanno mai smesso di amarsi, ma poi per circostanze gare ci sono lasciati, e devo ammettere che poi la McGarry, come ho detto, è sempre una garanzia. Un terzo capitolo e ultimo, purtroppo, degno di nota. Per finire abbiamo tutta una serie, la serie più discussa del 2017, ovvero la serie The Royals, Paper Princess, Paper Prince e Paper Palace. Che altro dire? Io mi sono innamorata di questa serie, io sono tra le persone che l'ha difesa a spada tratta, perché è trash a livelli indescrivibili. Però è trash bello, perché appunto Erin Watt è lo pseudonimo di Elle Kennedy, che è appunto l'autrice della Campus serie, e poi Jen Frederick, che qui da noi non è ancora arrivata singolarmente. Quindi quando ho visto che c'era Elle Kennedy in mezzo ho detto non potrà non piacermi, infatti lo stile poi si vede che è fatto bene, perché nonostante appunto sia trash, è un trash fatto bene, anche perché poi i protagonisti, Elle e Reed, sono fenomenali. Reed non è il classico donnaiolo che trovi nei trash, che si fa qualunque cosa si muova prima di conoscere l'amore della sua vita. Reed è un ragazzo che sta soffrendo, che soffre per la perdita della madre, e che trova in Ella un'ancora di salvezza. Lui si sfoga nei comandamenti clandestini e non beve neanche così tanto, ha avuto pochissime ragazze alla fine della sua vita, tra cui una che è una specie di piccola stalker, quindi
veramente è quel trash, però bello, però che piace, che diverte, che sa intrattenere. Non è un capolavoro, sebbene io abbia dato 5 stelle a tutti e tre i romanzi, non sono capolavori d'altri tempi, ma è quel trash che sa divertire e intrattenere, è beautiful. Io vi dico, io lo dissi anche nelle recensioni, se ci fossero state la Jane Frederick e la Kennedy nel segreto, ci sarebbero delle gioie in quella cazzo di telenovela, che stanno morendo uno dopo l'altro, quindi veramente è beautiful, ma fatto bene. Bene, quest'ultimo episodio delle Best Books 2017 si conclude qui. Io spero che vi sia piaciuto. Come sempre, nel link in descrizione, nell'info box, trovate il link del blog con tutte le info riguardanti i libri, prezzo, trama. Trovate anche i link diretti alle recensioni se non volete cercarvele nel canale. E se volete dare anche un'occhiata al blog, perché comunque canale e blog sono in simbiosi, sono un'unica cosa, quindi spero che andrete a darci un'occhiata, in modo, anche se volete le info delle trame, lì dovete andare, perché non mi metto a leggere le trame di ogni libro in questo tipo di video, perché sennò verrebbe fuori un video di 40 minuti, già sarò arrivata a 20 probabilmente, quindi evitiamo. Quindi se volete leggervi le trame e tutto, andate nel link dell'info box che trovate tutto. Troverete anche i link di Facebook, Twitter, Instagram, a trovarmi, che mi fate tanto contenta. Iscrivetevi al canale, al blog se non l'avete ancora fatto, e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche. Io vi mando un bacione immenso e ci vediamo al prossimo video, alla prossima recensione. Ciao a tutti!